Ascolti TV di giovedì 1 marzo 2018. Chi ha vinto in prima serata? Com'è andata l'intervista di Maurizio Costanzo? Ascolti TV di giovedì 1 marzo 2018 in prima serata. Chi ha vinto in prima serata stravince la settima puntata della fiction Don Matteo 11 con Terence Hill e Nino Frassica e la partecipazione di Carlo Conti, in onda su Rai 1, 7 milioni e 200 mila spettatori, 29,40% di share. Su canale 5 1.954.000, 8,38%, per Matrix Prime con Nicola Porro, tra gli ospiti leader di Forza Italia Silvio Berlusconi. Sulla 7 1.164.000, 5,97%, per Piazza Pulita con Corrado Formigli. Ascolti TV di giovedì 1 marzo 2018 in seconda serata, com'è andata l'intervista a Ornella Vanoni in seconda serata su canale 5 792.000, 8,54%, per l'intervista di Maurizio Costanzo a Ornella Vanoni. Auditel, come funziona la società AGB Italia? Per conto di Auditel, ha installato nella casa di alcune famiglie italiane un piccolo apparecchio collegato ad ogni televisore dell'abitazione e alla linea telefonica, che registra su quale canale è sintonizzato il televisore. Il campione, rappresentativo della popolazione italiana con più di 4 anni, detto panel, è aumentato nel tempo, dalle poco più di 600 famiglie dei primi mesi successivi all'avvio delle rilevazioni, si è passati alle 2.420 famiglie del 1 gennaio 1989 fino alle 5.070 del 1 agosto 1997, con l'allargamento a 16.100 famiglie, 41.000 individui, da luglio 2017. Ogni membro della famiglia deve segnalare la propria presenza davanti al televisore tramite un particolare telecomando. In questo modo il meter registra quale programma è visto e anche da chi è visto. Il meter è composto da tre unità, il Monitor Detection Unit, MDU, che rileva lo stato di accensione e spegnimento dell'apparecchio televisivo, il canale su cui esso è sintonizzato, l'Handset Telecomando, attraverso il quale la famiglia campione seleziona il numero di persone che guardano la televisione, il meter vero e proprio, unità centrale di memoria, che trasmette i dati degli MDU provenienti dai vari televisori della famiglia campione alla centrale attraverso la linea telefonica. I dati vengono poi elaborati al computer centrale di Milano e pubblicati la mattina seguente attorno alle ore 10.